Credo che oggi i denari che potranno arrivare attraverso lo strumento del PNRR possano agevolare anche la ricostruzione di questi centri che a causa di questo terribile terremoto ormai sono disabitati. Noi ci auguriamo che questo possa succedere al più presto, anche se tutti rappresentano la difficoltà oggi del reperimento di materie prime, nonostante le agevolazioni che possiamo avere con il bonus del 110. C'è una grande volontà da parte di tutti, da parte dei sindaci, di riportare questi paesi alla vita, alle attività che facevano. Quindi vedere così questa realtà dopo tanti anni francamente fa male al cuore, anche perché ci può essere sempre il rischio che il ritardo in una ricostruzione, e noi adesso speriamo e siamo fiduciosi in un'accelerazione dei lavori, fa perdere anche il senso delle identità che uno ha, delle proprie radici, le persone che sono andate via e devono trovare alloggio in altre parti, ma lasciano qui un pezzo della loro vita, del loro cuore. Quindi è una situazione molto complessa. Speriamo che si riesca presto a rimarginare queste ferite gravi. Abbiamo un commissario straordinario che sta lavorando bene, che sta dando appunto impulso a tutte le attività, e speriamo di poter ritornare vedendo un centro ripopolato da quelle persone, quelle famiglie che lo animavano normalmente, cioè in fondo quello che auspichiamo è un ritorno alla normalità. Grazie a tutti.